Ti chiami? Cinzia, ho un bed and breakfast a Mozzo che si chiama B&B Dorotina. E come sono stati questi 5 incontri da 4-1 sul corso Unconventional Guest? Allora, come da 4-1? Cioè, sono state 5 giornate. Sono stati eccezionali per me. Prima di tutto perché ho imparato a conoscere molto bene i miei colleghi e abbiamo imparato con Concetta a scoprire le nostre potenzialità, almeno io ho imparato questo. Tra le varie argomentazioni, se c'è state delle attività che ti sono piaciute, colpite di più, insomma, i momenti e rivelazioni di queste giornate? Beh, delle attività che mi sono piaciute di più, ti dico, la cosa più bella è il fatto di poter condividere le opinioni, scambiare le idee con i colleghi, assaggiare insieme le torte, discutere insieme anche soltanto banalmente leggendo le etichette, gli ingredienti dei biscotti. Questa è la cosa bella, perché si condividono tante cose che di solito si fanno nel chiuso della propria cucina, non si ha mai l'occasione di un confronto così. Rispetto immediato. A prima, quando è cominciato, quindi il tuo punto di partenza, e oggi, quindi dopo 5 giornate, come ti senti per quanto riguarda l'ospitalità sugli Unconventional Guest? Mi sento, non dico preparata, però conosco qualcosina di più, qualcosa un pochino già sapevo prima, visto che anche in famiglia ci sono state varie tendenze alimentari, non proprio per intolleranza, ma diciamo i figli seguivano un po' alcune mode, perciò alcune cose le conoscevo già, tipo i vegani, i crudisti, tutte queste cose. È uno spunto per approfondire, sicuramente 5 incontri non sono sufficienti per argomenti di questo tipo, però è un buon inizio. E a chi consiglieresti questo tipo di corso, percorso e perché? A chi lo consiglierei? Lo consiglierei naturalmente a tutti i miei colleghi che non erano qua, a tutti i ristoratori, anche a tutti i collaboratori, sia dei ristoratori, sia degli hotel, dei B&B, cioè tutti quelli che hanno comunque anche soltanto di striscio a che fare con il cibo, è necessario che abbiano un minimo di conoscenza. Il tuo sito web, così ti salutiamo? Il mio sito web è www.bbdorotina.com, però è un sito molto vecchio, perciò cercatemi su Facebook, che okay. È meglio. La pagina Facebook? È sempre B&B Dorotina. Grazie mille, ciao. Ciao.